prima di Rio, con la nazionale, siamo andati in Brasile 3 settimane ad allenarci. E lì è stato un momento molto teso, devo dire, del pre-gara, perché ti rendi conto che sei a pochissimo veramente dalla gara, che devi stare attento a tutto, a come dormi, a come mangi. Avevo quasi paura a fare le scale, cioè se c'era un ascensore prendevo di sicuro l'ascensore per non stancarmi. Quindi in quei giorni lì diventi quasi paranoico, anche perché le Olimpiadi lo sai che ce ne sono poche, diciamo, nella vita di un atleta, ogni 4 anni, quindi non hai possibilità infinite. La camera di chiamata è sicuramente il posto più mistico del pre-gara, perché veramente lì manca pochissimo, mancano minuti. E noi andiamo in camera di chiamata per farci assegnare, insomma, la corsia in cui dovremmo gareggiare. Devi rimanere il più lucido possibile, il più delle volte cerchi di ripercorrere un po' la gara che dovrai fare. È un momento veramente importante e delicato.